siamo qua oggi per raccogliere qualche idea. Sta succedendo qualcosa all'interno del IMGV. Andiamo a dare un'occhiata. Venite, venite con noi. Siamo all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e siamo accolti da una folla. Che succede? Ci volete far del male? Cosa succede? No, noi siamo i precari dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E quindi? Dopo oltre 3 anni di proteste siamo di nuovo qui perché la situazione è nel frattempo solamente peggiorata, le scadenze dei nostri contratti si stanno avvicinando, mancano pochi mesi. Aspetta, la cosa diventa lunga, siamo in presentazione, infatti. Siete tanti, voglio farlo con più calma, quindi andiamo un attimo a vedere, cerchiamo anche di far capire Vesuvio Romano, sì. L'istituto. Abbiamo organizzato per voi questo luogo d'incontro che è la nostra saletta multimediale. Oh, qui li ritroviamo di nuovo. Salve a tutti di nuovo. Non sono molto allegri, non la possiamo fare molto allegra questa cosa. Perché siamo qua? Allora, in questo momento siamo qui con una delegazione dei precari dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è l'ente preposto al monitoraggio dei terremoti su tutto il territorio nazionale e dei vulcani, del pericolosità sismica e pericolosità vulcanica. Quindi quando l'Etna e il Vesuvio fanno rumore, si muovono, voi siete quelli che dite attenzione al lupo. Noi siamo fra quelli che fanno il monitoraggio, che lanciano eventuali allarmi, insomma, che collaborano con la protezione civile, e fra quelli che fanno questi lavori, che vanno a fare le misure, che entrano in azione immediatamente, c'è un numero consistente di lavoratori che hanno contratti a tempo determinato da, in alcuni casi, da oltre 5 anni fino a 10 e anche 15 anni. Contratto a tempo determinato, quindi siete, la telecamera inquadra, siamo con parecchi di loro, ma siete molti di più, mi dicevi. Allora, appunto, noi siamo una delegazione, i precari dell'istituto sono 400 su un totale di 1000 dipendenti, e la cosa particolare è che la dotazione organica di questo istituto, cioè il numero massimo di dipendenti a tempo indeterminato che per legge l'istituto può avere, è di circa 500, è poco più della metà dei dipendenti. Quindi risottolineiamo perché i numeri poi sfuggono, 1000 dipendenti, sì. Di questi 1000, 400 sono precari, esatto. Dovrebbero essere al massimo i dipendenti 500. I dipendenti per legge degli enti pubblici di ricerca hanno una dotazione organica appunto stabilita per legge, in alcuni casi e in alcuni enti è più alta, comprende anche, può arrivare a comprendere tutti i lavoratori che ci sono. Nel nostro caso da anni c'è bisogno di allargarla perché il numero vero di lavoratori dell'istituto comprende anche precari. Il numero totale di dipendenti è 1000. Fino ad oggi questa cosa, per quanto sia arrivata alla ribalta anche del Parlamento numerose volte, c'è stato riconosciuto che l'istituto è in una situazione in cui il lavoro che fa lo fa con il personale che ha, quindi compresi i 400 precari, è necessario un allargamento della pianta organica e il riconoscimento del lavoro e, sia della qualità che della dignità del lavoro che questi precari fanno all'interno dell'istituto. Facciamo un attimo come le Iene, perché ti faccio prendere fiato. Nome. Il mio nome è Raffaele Di Stefano. Allora, riposa un attimo, Raffaele. Nome? Lucilla Alfonsi. Allora, Lucilla, hai sentito il boccino dove è arrivato. Sì. Continua un attimo tu. Quindi c'è questa massa critica di 400 persone precarie e che cosa sta succedendo? Perché siete tutti qui abbastanza incazzati? Sì, perché sono circa 4 anni che siamo in mobilitazione per portare anche all'opinione pubblica, al governo e a tutti gli organi preposti a far sì che questa situazione di precariato venga sanata, la nostra condizione, però tutto il nostro sforzo finora non è stato concretizzato nel successo della nostra azione. Noi continuiamo. Cioè, quanto tempo è che state dicendo, signori, siamo qua? Signori, siamo qua con una certa violenza, sono circa 4 anni, io sono qua da 12 anni. Quindi, 12 anni di contratti che si rinnovano, come funziona? No, 8 anni di contratti e precedentemente con borse di studio e assegni di ricerca. Quindi. Spieghiamo bene cosa significa, perché c'è anche chi però il lavoro non ce l'ha proprio, questo va detto, voglio fare un po' il provocatore. Comunque, 8 anni di contratti che significa? Ogni anno te lo rinnovano, c'è un contratto lungo 8 anni? Dipende, ogni anno c'è una sorpresa, può essere rinnovato per 6 mesi, può essere rinnovato per 1 anno, alcuni per 3 anni, è una sorta di lotteria per noi. Quindi non ti annoi mai, insomma? Ecco. Non ti annoi, assolutamente non ci annoi. Mai, All'Istituto Nazionale di Vulcanologia non si annoiano. Andiamo un attimo avanti, perché invece a me sembra che piuttosto che essere annoiati siano incazzati. Nome? Stefano Pucci. Perché non continua il sistema? Il sistema, se vi stanno rinnovando così tante volte i contratti, vabbè, continuano a rinnovarveli o no?
evidentemente hanno bisogno del nostro, della nostra professionalità, perché c'è da sottolineare il fatto che qui stiamo parlando di lavoratori che sono altamente qualificati, lavoratori che hanno fatto un percorso di crescita professionale che è partita dalla laurea, poi attraverso... Beh, se sono qui da 12 anni, per esempio, insomma, è chiaro che avete imparato parecchio e state dando parecchia professionalità, ormai, se no non vi avrebbero rinnovato, o no? Sì, poi magari stiamo contando questi 12 anni da finita il periodo di, diciamo, in cui si è raggiunta questo livello di professionalità. Cioè, parliamo quindi di 12 anni non considerando la fase di formazione. Abbiamo una scadenza a dicembre 2012, andiamo in scadenza in molti, molti precari. Abbiamo 400, tutti e 400 o un certo numero? Diciamo sono più di 200, senza che ci sia una prospettiva di possibile rinnovo quasi per legge. Allora, io adesso passerei a una persona che mi sembra un po' più tranquilla per fargli il nostro Caronte, colui che ci ha traghettato all'interno di questo vulcano ribollente, e sembra però un po' più tranquillo, lo voglio provocare. Ma voi sto benedetto lavoro ce l'avete, si dice ma scade a dicembre, ma magari ve lo rinnovano, fuori c'è gente molto arrabbiata che il lavoro proprio non ce l'ha. Beh, anzitutto va precisato che il nostro lavoro è fondamentale per la vita del paese, per una corretta gestione del territorio e per poter affrontare le calamità naturali che periodicamente investono il nostro paese. È inutile ricordare quali sono stati i problemi che hanno interessato la regione Abruzzo col terremoto del 2009. Beh, anche i recenti terremoti nel nord Italia. Certo, anche questo. Però bisogna dire anche che superato il nostro periodo di formazione, che può essere stato più o meno lungo, essendo anche il nostro ruolo essenziale, non è possibile che noi siamo sostituiti o mandati come posso dire... Ma sostituiti da chi? Cioè, questo è importante da dire, perché mi sembra anche abbastanza interessante questo, perché se ci sono voluti così tanti anni per formarvi, vi sostituisco con qualcuno che è già formato o ricomincio il mio bravo iter e ricomincio a riformarlo, quindi con la conseguente col conseguente mancato funzionamento, perché uno che è appena entrato non funziona come voi. In pratica la risposta l'ha già data lei, sarebbe una perdita per lo Stato immane, perché l'investimento è già stato fatto e non ha senso tornare al punto di partenza, riformare nuovi ricercatori, portarli al nostro livello di competenza per proseguire un lavoro che noi sappiamo già fare bene. Quanti anni hai? Io adesso ne ho 36, però diciamo che la mia carriera, tra virgolette, di precario è iniziata 11 anni fa, quando mi sono laureato. È un tipo di laurea, è un tipo di professionalità che può essere utilizzata sul privato, si chiacchiera tanto di privato. Ci sono aziende private che potrebbero assumerti domani mattina? Qui in Italia è abbastanza difficile, però volendo, se volessi mettermi in discussione all'estero, non dovrei avere in linea di principio grosse difficoltà. Ci troveremo con un danno supplementare, lo Stato, noi tutti lo abbiamo formato e lui piglia e va a arricchire uno Stato estero, dopo che l'abbiamo formato pagandolo tutti noi, questo mi sembra interessante. Comunque rientreremmo in quella schiera di fughe di cervelli di cui tanto si parla, insomma. Facciamo dei bei regali agli Stati Uniti. O... Investiamo e poi lasciamo sfuggire questo capitale, sostanzialmente. Quanti anni hai? Io ce n'ho 43. Posso? Una donna non si chiede mai l'età. Sì, 39, ma vado per i 40 ormai. Io vado per i 41. Lo faccio o non lo faccio il figlio? Quasi quasi. Esatto, c'è un momento in cui la fisiologia umana è tale per cui ci si trova davanti a un ostacolo e nel frattempo però c'è la lotteria del rinnovo del contratto. Torniamo però al discorso, ma voi questo benedetto lavoro ce l'avete, che cosa suggerite voi? Cioè, lo Stato vi deve assumere per forza o vi basterebbe anche dire vabbè, continuiamo con questa cosa, ci continuano a rinnovare? Perché non ci sono i soldi, dicono. Intanto che non ci sono i soldi, ma continuare a pagare comunque delle persone, e se poi avere questa perdita di soldi nel momento in cui mandi via quelli già formati, bravi e competenti, con tutto quello che ne ha guadagnato lo Stato fino adesso, e sostituirli con persone che comportano nuove spese, non mi sembra un grandissimo risparmio, mi sembra uno spreco.
mandar via una cosa che funziona per continuare a sprecare i soldi, che è un po' tipico di questo paese, lo spreco piuttosto che sfruttare le risorse. Il terremoto dell'Aquila, per esempio, i vostri uomini, i precari, entro quanto tempo erano allora, lì? Allora, io ero proprio il responsabile quella notte di una rete di monitoraggio che parte da Roma nel caso di eventi di magnitudo superiore. Ero il responsabile scientifico e sono stato allertato praticamente insieme a Bertolaso da un SMS, e noi eravamo con altri tre colleghi, di cui tre precari, ok, e all'Aquila verso le 5:30 del mattino per registrare la sismicità che era in corso in quel momento, che è continuata momento. Per un bel po', ricordo, sì, certo, si fa presto, certo, a scordare in Italia, certo, certo. Noi entriamo in un mercato del lavoro quando in altri segmenti le altre persone ci sono già entrate, quindi hanno iniziato già a guadagnare. Noi per esempio fino a quel momento in cui entriamo nel mercato del lavoro ci paghiamo comunque sia una formazione, quindi ci entriamo oltre i 25-26 anni. Ma poi mica siete entrati subito, vi hanno fatto la borsa, di studio, spieghiamolo. Un contratto a tempo determinato in senso stretto, quindi con tutte le tutele, ma si entra quasi sempre con borse di studio che nei nostri casi sono durate anche fino a 5-6 anni, cioè borse di studio possono durare anche molto. E vogliamo spiegare cos'è una borsa di studio? Ma una borsa di studio è un finanziamento che non ha copertura pensionistica e insomma non ha tutele fondamentalmente, perché è una borsa di studio. E quanto dovrebbe durare? Ma può essere rinnovata, ma insomma mediamente 3 anni è già tanto, insomma, se si considera che è una borsa di studio, mentre tu inizi già a fare delle attività che sono attività di ricerca vera e propria. E poi si passa, diciamo, recentemente. Magari un annetto lo perdi sulla speranza di poterla avere la borsa di studio. All'inizio, molti anni fa, per esempio, quando io ho iniziato, più di un anno sono stato senza un finanziamento, senza un lavoro, ho fatto della ricerca, appoggiato a dei gruppi di ricerca, ma non percepivo uno stipendio o una borsa di studio nell'attesa che partisse, questo sì. E poi successivamente ci sono stati gli assegni di ricerca, ma anche questi sono dei tipi di contratto che sono, diciamo, sottoinquadrati e sottopagati rispetto all'attività di un ricercatore, e all'estero comunque non sono utilizzati. Allora, al di là di tutto, per esempio, il nostro lavoro all'estero è valutato e pagato anche molto di più. Tu dicevi che sei uno di quelli che è rientrato in Italia. Io sono uno di quelli che appunto ha fatto prima fuga dei cervelli e poi un improvvido rientro. Sono stato all'estero 4 anni, guadagnavo molto di più all'estero di quanto non guadagni qui. C'è qualcun altro, perdonami se ti lascio prendere fiato, c'è qualcun altro che è stato all'estero? Sì. Sì. Guadagnavi di più? Sì, guadagnavo di più, sì, il doppio circa. E il cittadino della strada ti domanderebbe come mai sei tornato? Beh, si torna perché comunque io sono stato negli Stati Uniti 6 anni, perché comunque mi trovavo meglio nel nostro, diciamo, la cultura italiana. A Napoli si dice torna a sta casa, pensa a te, in realtà no. Non solo, il mio obiettivo era anche quello di portare in Italia quello che avevo imparato all'estero, cioè era una mia... quello che ho imparato negli Stati Uniti qui non si faceva, adesso diciamo continuo a lavorare sugli stessi argomenti. Questo mi piace, quello che c'è negli Stati Uniti, che c'era negli Stati Uniti per te, non c'era qua in Italia, quindi in questo caso l'Italia come sistema paese se ne è avvantaggiata. Sicuramente, sicuramente. Aspetta, ho visto un'altra, perdonami, ti lascio prendere fiato, anche tu sei stato all'estero? Sì. Aspetta che mi metto in favore di camera perché sennò... Naturalmente sono solo uno delle diverse persone che è andato ad acquisire una professione. Non ci scordiamo che siamo partiti dicendo che siete più di 400. Esatto. Io ho fatto un po' come Raffaele, ho fatto il gambero, nel senso che sono andato prima all'estero, prima per un master, sono rimasto a lavorare, sono tornato per il dottorato in Italia, sono ripartito per un post-dottorato in Francia, lavoravo al servizio geologico francese. E rispetto alla questione del salario, farei notare un particolare che qui può sembrare secondario, addirittura irrisorio, però lì nel 2002 guadagnavo quello che guadagno oggi qui. Ecco, questo è importante, noi offline non ve lo abbiamo fatto sentire, io ho chiesto loro quali erano i salari. Non guadagnano malaccio rispetto a quello che c'è fuori, ma il problema è proprio questo, è la carriera, cioè nel senso che come precario c'è possibilità poi di risalire o no? Cioè, una volta che io mi sto guadagnando il mio 1.200 euro, 1.300 euro, ma poi dopo alla fine lo guadagnerò tutta la vita? Qua si può andare avanti con contratti di formazione anche per 5, 6, 7 anni. Ok,
ti lascio prendere fiato, torniamo a lei. Sì. La nostra 39enne che non sa cosa fare. Carriera? Carriera magari, nel senso che i nostri omologhi all'estero possono fare carriera pur avendo contratti a tempo determinato come il nostro, invece nel nostro caso siamo bloccati nella condizione iniziale. Questo vuol dire in prospettiva anche che non ci sarà, almeno per il nostro settore, un ricambio a livello dirigenziale. Certo, perché chiaramente il quarantenne dovrebbe in teoria essere all'estero già il dirigente. Esatto. Ma senza voler cambiare in maniera così radicale gli usi e costumi italiani, però perlomeno insomma da 40 anni uno dovrebbe cominciare a pensare di poter dirigere qualcosa. Qui, se siete precari, non lo fate. Esatto, siamo rimasti in questa condizione bloccata e ci troviamo spessissimo in consensi internazionali, in contesti internazionali, a sedere al tavolo con nostri pari, che però non sono nostri pari in realtà, perché loro, pur essendo nostri coetanei, ricoprono delle cariche sicuramente molto più alte delle nostre. Una responsabilità, un potere in un'Italia dove spesso la responsabilità la si rifugge. Sì, infatti uno dei problemi che affrontiamo è anche la mancanza di possibilità di assumerci sulle nostre spalle, per i nostri colleghi, le responsabilità dell'ente. Da precari noi non avremo mai un ruolo gestionale e di responsabilità, e quindi in qualche modo dovremo sempre ricadere su quelle altrui, che però invecchiano. In un'attuale nostra classe dirigente, per forza di cose, nei prossimi anni invecchierà, non avrà la capacità di spingere nuove idee, di formare nuove persone, di innovare l'istituto. Il non poter entrare in questo circolo virtuoso di portare, di contribuire all'evoluzione dell'ente, prevede assolutamente la sua fine in tempi non lunghi. E quindi è una necessità per l'ente, ma per il paese in generale, di dotarsi di una dirigenza giovane, che abbia voglia di portare nuove idee. Quindi la nuova dirigenza dovrebbe accorgersi di voi, giusto? Sì, e soprattutto soddisfare il nostro desiderio, il nostro legittimo bisogno di avere risposte chiare ed univoche prima della scadenza di dicembre 2012. In modo da tornare dalle ferie in cui già nessuno normalmente pensa niente, sì, con qualche idea. Sì, anche perché continuano a definirci anche internamente come giovani ricercatori precari. Io sono contenta, diciamo, dal punto di vista della vanità femminile sono felicissima, ma non penso di corrispondere al giovane ricercatore precario, ormai mai più. E la mia voglia di contribuire alla ricerca di base in Italia sta diventando per me anche una sorta di freno alla possibilità di riciclarmi anche per altri tipi di lavori. Divento sempre più specializzata in questo mestiere e sempre meno adatta a riciclarmi in un mondo lavorativo esterno a questo. Certo, certo, certo. Un istituto che è strategico, quando vi balla la terra sotto i piedi, questi sono i signori che dovrebbero averlo detto, questi signori che lo stanno studiando, non entriamo in parti tecniche, ma che sicuramente lo stanno studiando. Noi siamo quelli che producono i dati, che consentono non tanto di prevederli, perché questo se ne è parlato tanto in questi anni, in nessuna parte del mondo, chiarisco, si prevede il terremoto. Si parla tanto del Vesuvio. Non a brevissimo termine, i vulcani è un discorso un po' diverso, un po' più agevole in tutto il mondo, quindi noi collaboriamo con tutto il mondo nella ricerca sismologica e vulcanica, ma di interagire con il territorio in maniera corretta, perché le case non vengano giù. Noi abbiamo prodotto la carta della pericolosità sismica, è un esempio, ci sono tantissimi dati che noi tra l'altro mettiamo a disposizione della comunità, sia scientifica che non. Va bene, se ne potrebbe parlare molto. Secondo me la cosa fondamentale da dire è che qui all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ci sono 400 persone circa che non dovrebbero esserci così come sono, come stanno lavorando, dovrebbero avere un altro tipo di contratto, e che soprattutto, perlomeno la metà di loro, da dicembre non sa che fine fa. Queste 400 persone non sono solo numeri, ma hanno un nome, per favore ripetilo. Raffaele. Lucilla. Stefano. Giovanni. Fabio. Milena. Massimo. Alessandra. Umberto. Cristina. Alessandra. Graziella. Patrizia. Laura. E ce ne sono altri di qua che magari hanno chiesto per riservatezza di non essere ripresi, ma siccome sono 400 sicuramente questa stanza non li poteva contenere tutti. Ci sono le grandi industrie, ci sono le piccole industrie, ci sono anche loro, e loro tra l'altro sono dei bei cervelli che sono uno dei patrimoni che l'Italia deve cercare di salvare. Pensiamoci un po' tutti. Arrivederci.